pass the time. I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. È stata presentata in Piazza Prefettura la squadra dell'US Catanzaro in vista della stagione che verrà, che inizierà domenica contro il Viareggio. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni lo staff tecnico, societario e anche i calciatori dinanzi a una corposa folla, entusiasta appunto per questo evento. So la piazza di Catanzaro qual è e quindi so che mi vogliono bene, voglio bene anche io a loro, quindi è giusto che sia così e sono contento di essere qua a Catanzaro e essere applaudito da tutta questa bella gente. E gli obiettivi sono di fare bene, però non si possono mettere non si possono anticipare le cose, nel senso che noi cerchiamo di dare il massimo di quello che si può fare, poi i risultati devono arrivare sul rettangolo verde, quindi penso che abbiamo una bella squadra che ci darà belle soddisfazioni, però bisogna vedere come andranno le cose, e pensando che abbiamo un girone d'inferno proprio, perché abbiamo delle corazzate, ma noi non abbiamo paura di nessuno, combatteremo anche loro, anche noi con loro, e vedremo dove si arriverà. Noi abbiamo ottime sensazioni, speriamo di partire bene per tutti questi grandi tifosi che ci sono qui a Catanzaro. Abbiamo allestito una squadra, speriamo, anzi noi siamo sicuri di aver fatto una squadra eccezionale, speriamo di fare un campionato come Catanzaro merita. Manca un tassello a centrocampo e dopo il mercato è chiuso per il Catanzaro. Visti quelli di Coppa Italia, sì, insomma, è una cosa che fa piacere, è emozionante, molto bene. L'obiettivo è quello di lavorare, di migliorarsi giorno per giorno, di cercare di fare bene, di comunque di dare tutto per questa maglia, per questa città. Questo è il nostro punto fisso, è quello che possiamo promettere alla piazza, ai tifosi di Catanzaro. E a livello numerico, in mezzo al campo ci manca un giocatore, la società si sta adoperando per completare il reparto, quindi credo che prima della fine di questa sessione arrivi quest'altro giocatore. Sono rimasto molto contento perché mi fa piacere, essendo di Catanzaro, aver visto tanta gente che è venuta a accogliere la squadra. Ho avuto questa opportunità, spero di ricambiare con le prestazioni tutto l'affetto che i tifosi hanno verso la squadra. Il progetto del presidente mi ha affascinato, il direttore è stato molto convincente, poi la squadra si stava preparando piano piano, quindi finalmente mi è capitata l'opportunità di giocare nella mia città e allora ho accettato. Speriamo che iniziano bene le cose, a prescindere dai miei gol. Secondo me quest'anno faremo una bellissima annata per dare qualche soddisfazione ai nostri tifosi. Beh, sicuramente quello, l'impegno non deve venire a mancare, anche perché se lo meritano, perché una piazza così importante merita questo. Poi se ci assiste un po' di fortuna saremo anche ripagati magari. Per la prima partita è sempre difficile, poi il Viareggio è una squadra giovane che corre, cercheremo di portare subito a casa i tre punti. Sempre molto bello trovare tutta questa gente, tutto questo calore, siamo felicissimi, speriamo di ripagare tutto questo calore con dei risultati. No, non prometto niente, ce la metterò tutta come abbiamo fatto l'anno scorso e spero insieme a questa società di raggiungere traguardi importanti. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard. È stata una bella emozione. È stato molto bello. È la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere. E speriamo di fare un bel campionato per ripagare tutto quello che ci danno comunque questa piazza calda e con questo, sicuramente con questo sostegno andremo molto lontano. È importante iniziare bene, domenica si inizia a far sul serio e dobbiamo cercare subito di portare a casa i tre punti per partire bene, perché partire bene dà morale in più
e sicuramente vincendo si porta anche più gente allo stadio e quindi daremo il massimo. La mia stagione, mi aspetto di fare una bella stagione sia... Mi aspetto di fare una bella stagione sia a livello personale che a livello di squadra. Sono venuto qua per fare bene e speriamo bene, dai. Piacere sentirsi dire ai compagni, però il numero uno no. Qui il numero uno siamo noi, si fa un gruppo come si deve, perché quest'anno c'è bisogno, è un campionato difficile e tutto, quindi fare un gruppo forte è importantissimo. Già credo che lo sia questo, un gruppo importante, quindi potremmo toglierci grosse soddisfazioni. Credo che non ci sia confronto con, si è visto stasera, con nessuna piazza nel nostro girone. Credo che in Lega Pro in generale non ci siano piazze come questa, quindi io ho aspettato un mese e mezzo, quasi due, con trepidazione che mi richiamassero. È successo e non ho esitato, perché ho fatto 6 mesi l'anno scorso, ma mi sono bastati per capire quanto sia importante questa piazza, e spero, ecco, di dare dare a questa piazza tutto quello che ho, darlo ai miei compagni per arrivare il più in alto possibile. Mi aspetto che questa squadra, che mi aspetto che faccia bene, anche perché i presupposti per far bene ci sono tutti, il gruppo è buono e quindi speriamo di andare distante. Va. Mi hanno detto che era una piazza calorosa, e però se ero titubante, invece ho visto molta gente, è più facile, così è più facile, con l'aiuto di tutti. Giocare con Kata dietro è molto facile, tanto non torno perché fa tutto lui, no? Quindi poi lui me la passa, io la passo agli altri e speriamo di far gol. Ecco. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Gol difficile, promettere gol è difficile, prometto sicuramente tanto impegno e c'è tanta voglia di far bene da parte di tutti, compreso me stesso. È un girone difficile, sono tante buone squadre, però noi non siamo da meno e giocheremo alla pari con tutte. Stasera penso sia un bellissimo spettacolo, appena arrivato fa subito una foto, quindi le emozioni non si possono frenare, quindi quando vedi tutto questo spettacolo, tutta questa gente, è solo un bel vedere, a me mi gratifica totalmente, insomma, questo panorama. Ho avuto un mesetto, finito il campionato, dove non ho avuto troppe richieste, poi alla fine oltre Pisa c'erano anche comunque squadre di Serie B, qualche proposta anche di un ruolo magari da terzo portiere per qualche squadra di Serie A. Alla fine, non so, il direttore, particolari motivazioni, di, non so, magari voglia ancora più di vincere, di riscatto, di continuare a giocare, poter far bene, abbiamo portato qua a Catanzaro. Spero di poter fare il meglio possibile per me e magari per la squadra e per la piazza.